Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo della reazione di Nikita Pelison a una frecciatina lanciata da Edoardo Dona Maria. Ma prima di arrivare a quella conclusione, facciamo un po' di contesto. Tutto è iniziato con un post su Twitter da parte dell'influencer triestina, in cui ha toccato temi delicati come giustizia, carceri e centri per minori. Tra i commenti c'è stato anche quello dell'ex di Antonella Fiordelisi, Edoardo Donna Maria, che ha scherzosamente accennato a come quando c'era lui i treni partivano in orario, attirando l'attenzione sulla presunta miglior gestione delle situazioni passate. Ma cosa ha risposto Nikita a questa provocazione? In un'intervista, ospite di Giada Micheli nel corso del programma Non succederà più, ha condiviso il suo punto di vista sulle critiche ricevute sui social. Ha sottolineato che piattaforme come Twitter possono essere interpretate in modi diversi da persone diverse. Alcuni vedono il lato positivo, altri possono percepire le cose in modo negativo. Tuttavia, Nikita ha sottolineato che cerca di concentrarsi sulle sue attività e i suoi pensieri, trovando costruttiva la prospettiva degli altri, anche se talvolta le critiche sembrano fuori luogo. È evidente che cerca un equilibrio tra apertura e autodifesa quando si tratta di affrontare le critiche online. E ora veniamo alla parte che forse più vi interessa. Nikita ha condiviso un breve aggiornamento sulla situazione di Antonella Fiordelisi, confermando che sta bene e che ha molti progetti in cantiere per il futuro. Questo commento ha sicuramente acceso la curiosità dei fan. In conclusione, possiamo vedere che Nikita Pelison ha affrontato le critiche in modo maturo e ha fornito una prospettiva interessante sulla gestione dei commenti negativi sui social. È chiaro che sta cercando di mantenere una mentalità positiva e costruttiva mentre si concentra sulla sua crescita personale. E voi cosa ne pensate di come Nikita ha affrontato la situazione? E cosa potrebbe riservare il futuro per Antonella Fiordelisi? Fateci sapere nei commenti. Non dimenticate di lasciare un like se questo video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su tutte le novità. Ci vediamo al prossimo video!